Allora, la domanda del secolo. Innanzitutto penso sia, bisogna spiegare come funziona il processo della fatturazione, perché a volte magari non è molto chiaro, quindi si ha l'impressione che si perda tempo. In realtà ci sono veramente dei passaggi pratici da tenere in conto. Quindi nel momento in cui si genera una commissione, le convalide da noi avvengono alla fine del mese, per il 90% dei clienti. È il cliente che effettua le convalide direttamente dalla piattaforma e che ha un tempo di risposta, quindi dipende dal programma. C'è un programma che può essere convalidato alla fine del mese perché la generazione del lead o della vendita è diretta. Ci sono altri programmi che hanno bisogno di attesa, come per esempio può essere un programma nel travel in cui la vendita viene effettivamente pagata all'affiliato una volta che la prenotazione viene consumata dall'utente, per cui bisogna aspettare il check out da un hotel, quindi questo può ritardare effettivamente e il pagamento da parte del cliente e quindi il pagamento da parte dell'affiliato. In seguito noi come piattaforma già procediamo a una sorta di accorciamento dei tempi anticipando i pagamenti, in quanto l'affiliato viene pagato da noi in quanto piattaforma, quindi noi anticipiamo il pagamento all'affiliato e in seguito è il cliente che paga noi. Quindi già questo riduce enormemente i tempi, anche se restano lunghi e ce ne rendiamo conto. E un'altra cosa che abbiamo messo in pratica da poco tempo è, per rendere più trasparente questo processo, nel vostro conto di Public ID, nella parte fatturazione, abbiamo aggiunto una parte in alto in cui potete vedere i pagamenti che sono in attesa. Questa cosa è una cosa nuova che abbiamo introdotto circa un mese fa, era appunto una questione di trasparenza e per far capire all'affiliato, diciamo, quello che è in attesa da parte del cliente e quello che invece è stato effettivamente convalidato. Quindi ecco, questi sono sforzi che facciamo quotidianamente e credo che i tempi, per quanto lunghi, siano ridotti al minimo.